di noi è diventato ricchissimo, mentre all'altro sono stati svuotati tutti i salvadanai, portafogli e conti bancari. E adesso cosa succederà? Chi dei due sarà ricco e chi sarà il povero? Iscrivetevi al canale! Ma certo che Kanzi è proprio un pirla, comunque lo dico in ogni video perché è proprio un pirla. Ma quante cavolo di pizza si stava mangiando? No, non è possibile, non è possibile. Queste sono troppe. Un livello di pizza improponibile. Ci avrà più pizza che sangue nel suo corpo. Oh cavolo, ma io con questo account non ero iscritto a Cape Kazu. Ok, sarà meglio che mi iscrivo. Comunque certo che mi viene proprio voglia di mangiare un hamburger vedendo tutta questa pizza. Certo, vabbè, la pizza mi fa passare la voglia, però un hamburger ora mi andrebbe proprio. Buonissima quest'acqua del Monte Fiju che costa 30 euro al litro. 20 chicken McNuggets, perfetto. Poi 4 panini bastano. No, abbondiamo. 8, 8, 16. Ne posso prendere 99. Vai, 99. Ah, quanto è bella la vita da ricchi. Che ore sono? Troppo con la call. Vabbè, dopo ci penso. Vabbè, che fai, la patatina non ce la metti? Aggiungi al carrello, let's go. Ordina ora. 50 euro? Sono un po' troppi. Certo che queste scarpe però andrebbero cambiate. Posso andare da Cap, magari me le potrebbe pulire un pochettino. Dopo ci penso. Vai all'ordine e procedi. Ah, ora sì che mi mangerò il mio bel hamburger con triplo. Cosa vuol dire ordine annullato? Non hai fondi a sufficienza! Come non ho fondi a sufficienza? Ma porca miseria, Kazu, hai per caso 50 euro da prestarmi? Cosa vuole quel pirla? Ma dove cavolo posso rimediargli 50 euro? Kazu, ma ti pare che non mi risponde, mannaggia lui! Vediamo qua dentro. 2 euro. Mi serve un'idea per fare assolutamente qualche euro. Forse potrei aprire uno stand di limonata, però non potrebbe essere così redditizio. Oppure più semplicemente potrei chiedere a Kazu. Kazu! Dimmi, grande pirla, cosa c'è? Ehi Kazu, non è che avresti 50 euro da prestarti? Poi te li ridò, lo prometto. Seriamente ti servono 50 euro? Fammi controllare se ho qualcosa a disposizione. Ah, 100 euro, prenditeli, non voglio neanche il resto. Cosa? 100 euro? Ma stai scherzando? Su, dai, ora vai via, che è una call importantissima. Sì, guarda, vado via, non mi faccio più vedere, grazie. Sì, ma adesso che ci penso, effettivamente, buttando la spazzatura da vicina, non credo che abbia fatto 100 euro. Come cavolo ha fatto questo a guadagnare così tanti soldi? Eccolo qui, Gianji. Sì, pronto? Ciao, carissimo, come stai? Ah, tutto bene, tu che mi racconti? Ma che cavolo è tutto sto casino proprio mentre stavo ordinando gli hamburger? Kazu sta facendo una chiamata importante. Ah sì, guarda, classica cosa, il mio amico che mi chiede i soldi, mi chiede 50 euro, invece gliene do 100. Ma a proposito, per quanto riguarda l'agenzia, come stanno procedendo gli affari? È arrivato il momento di scoprire... Molto, molto bene. Come ha fatto tutti questi soldi? Sì, scusami un attimo. Kazu, non pro... Che cavolo stai facendo qui? Vattene via! Vai via, altrimenti mi ridai 100 euro! Scusa. Cavolo, per un pelo. Sì, Gianji! Sì, guarda, no, era la donna delle pulizie qui. Sì, stavamo facendo un business plan e niente, siamo un po'... Business plan? Ma che cavolo vuol dire business plan? Beh, effettivamente potrei dargli un po' di fastidio. Kazu, sono pronte le croquette! Siamo... Te ne devi andare, altrimenti mi fai perdere il mio lavoro, vattene via! Non ti presto più niente, non ti compro più gli hamburger! Va bene, me ne vado! Non era vero che erano pronte? Gianji! Sì, certo! Cioè, ma vai tranquillo, sono una garanzia! Ciao! Ok, ha chiuso, è il momento buono! Aha! Dimmi come hai fatto a fare tutti questi soldi! Mi fai fare sempre brutte figure!
Senti, carissimo Pirla, o te ne vai o te ne vai, perché per colpa tua sto facendo solamente brutte figure. Fatti i cavoli tuoi, cosa te ne frega? Tu sei buono solamente a mangiare gli hamburger ogni giorno. Ah, se te non mi interessano di tutti i tuoi affari, dai, è fuori un bel tempo. Che ne dici se andiamo a giocare a tennis? Ah sì, giocare a tennis. Uè, Giorgiana, vedi di andare altrove. Secondo te come si fanno i soldi? Crescono sugli alberi. Guarda, un po' testo Pirla. Scusa, Giorgia che? Giorgiana, se non sai cosa vuol dire Giorgiana, vuol dire che sei un Giorgiana. Ora vai via, per favore. Va bene, oggi comunque sei un po' maleducato, te, tutti questi affari. Via. Stupido Pirla. Ma per quale cavolo di motivo da quando è diventato un businessman pieno di affari, offerte di lavoro e così antipatico? Quasi mi manca il caso che mangiava pizza dalla mattina alla sera. Che bei ricordi. Beh, effettivamente, forse mi toccherebbe trovare un lavorino. Oh mio Dio, non ci posso credere! Ciao cazzo, abbiamo scoperto che il tuo amico Cap è molto più bravo di te, quindi ora ci dispiace, i tuoi 10.000 euro non li daremo più a te, ma a Cap. Buona giornata. Mi hanno appena offerto 10.000 euro per essere promoter di questa azienda, accetta! Ma come cavolo è possibile? Non possono dare 10.000 euro a Cap! No, questo qui è il mio lavoro! Wow, sei un certo fortunato cazzo! Wow, non ti hai idea! Dimmi Cap! Offerta da 10.000 euro per un nuovo lavoro! Sì, nuovo lavoro! E cosa sei diventato? Promoter di hamburger! Ma stai zitto, va, che sei un buon amico! Ma come cavolo fai a saperlo? Sì, comunque il promoter di hamburger! E mi ha contattato un'azienda che si chiamava Pizza S.P.A., non so per quale cavolo di motivo, comunque, e che mi dice che ora, siccome che ha perso un consulente Pirla, quei 10.000 euro li darà a me. Cosa? Ma quella era l'azienda per cui lavoravo io. E invece per il tuo lavoro come procede? Sì, molto bene, grazie per esserti informato. Sta procedendo benissimo, a gonfie vele. Anche io sono un promoter, però in questo momento sono in ferie e quindi non lavorerò più. Ma aspetta, perché c'era la tua foto nell'immagine copertina di Pizza S.P.A.? Ora basta, sì. Quella lì era l'azienda per cui lavoravo io. Ero io il promoter di pizza ed hamburger, il miglior lavoro al mondo, e tra l'altro pagavano 10.000 euro al mese per mangiare le pizze e gli hamburger e semplicemente dire se erano buone o non buone, e tu me l'hai rubato. Ascolta, non ti ho sentito bene, non è che puoi ripetere che con queste nuove cuffie non è che si senta un granché. Ehi, fermati un attimo, quella giacca e quelle cuffie sono mie in realtà. No, adesso l'azienda Pizza S.P.A. le ha fornite a me. Esci fuori da camera con piacere, anche perché c'è un meeting tra due ore. Ciao, te saluti. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Avevo trovato il mio lavoro dei sogni e ovviamente tutto questo è stato rovinato da Cap. Però ora che ci penso, potevo trattarlo meglio quando era ricco. Adesso lui è diventato il ricco e io sono il povero. Uè, ascolta Franchino, allora domani sera cenetta tattica, poi alle 8 ho prenotato il resort sulla spiaggia e via. Domani sera si dà inizio alle danze. Mamma mia, non ci voglio credere. Sono disperato e anche voglia di pizza. Per fortuna ho ancora 100 euro nel portafoglio, quindi posso ordinarla. Ma quanto è bella la vita da ricco. Senti un attimo però, domani regolata, hai capito? Non voglio che mi finisci tutti gli hamburger, perché comunque ne ho ordinati solo 495. Cavolo, credito insufficiente. Non ci voglio credere, quei 100 euro li ho dati a Cap. Va bene, ascolta, ci sentiamo, ok? Te saluti, sì, perché mi sono bella che rotto ai bar comunque, beh, ciao. Ehi, ciao amico Nicco, con una bella giacca, belle cuffie, bei capelli e gli hamburger sono buonissimi. Come va? Uè, al mio paese si usa bussare, comunque tutto bene. Senti, ascolta, avrei una proposta per te. Ovviamente sempre se puoi e se riesci, ma tu ovviamente sei ricchissimo e quindi riesci. Non è che puoi prestarmi quei 100 euro che ti ho dato circa un'ora fa? 100 cosa? Scusa un attimo, non è che puoi lucidarmi le scarpe allora? Ma certo padrone, torna subito.
eccomi qui. Perfetto, procedi prima con questa che è la più pulita. Certo, pulisco, padrone. Ascoltami, puzzano anche un po' i piedi, non è che puoi levare la puzza in qualche modo? Ma certo, ma certo, è bellissimo lucidare le scarpe. Ho tolto anche la puzza. Mi dai 100 euro? Beh, Giorgiano, ascolta, calma un pochettino i tempi. Allora, ogni 1000 che io fatturo tu lo appunti, hai capito? Ma certo, ma certo! Sto appuntando tutto, perfetto. Ho appuntato anche questo qui, questi 1000 euro che ho appena guadagnato. Devo appuntare altro? Aspetta, appena arrivato il bonifico di 5000. Appunta 5000. Certo, certo, sto appuntando tutto. I 100 euro invece che tu mi devi dove sono? Ok, fammi un attimo controllare che cosa è scritto. Allora, il primo cappello dovrebbe essere facile. Oh, ma che cavolo è scritto? Ma ti pare il caso? Adesso mi licenziano per quello che hai fatto. Mi licenziano, aspetta che mi sta chiamando Mirko. Sì? Dimmi. No, non l'ho fatto apposta, è la mia assistente pirla che scrive. Ma porca miseria, Mirko, va bene, ti richiamo. Chiamate l'entrata da... Oh, cavolo. Sì, dimmi, Ale. No, era il mio assistente pirla, non ti posso fare nulla. Ok, ciao. Ho ricombinato, è tutta colpa tua, è tutta colpa tua. Questo è Andrea. Andrea, dimmi. No, era il mio assistente pirla, come te lo devo... volevo semplicemente dire che tu sei un pirla che la pizza meglio della burger. Ciao.